Luna ci presenta i fan fatti della storia della letteratura inglese. L'idea di fare la food blogger o lifestyle influencer non è affatto nuova, anzi, vi presento la prima food and lifestyle blogger della storia, Isabella Beaton. Pubblica la sua opera The Book of Household Management nel 1861, in piena epoca vittoriana, e dedica soltanto 23 pagine alla gestione della casa e le restanti 900 e passa alla cucina. Certo, il food blogging era un bel business anche a quel tempo, ma Isabella di cucinare non poteva fregare di meno. E infatti ce ne accorgiamo quando scrive che la pasta va bollita 1 ora e 3 quarti. Le aragoste sono poco digeribili, le patate possono ucciderti, per non parlare dei formaggi con la muffa come il gorgonzola, che secondo lei sono da considerare come cadaveri e quindi non si possono mangiare, c'è un limite a tutto. Proprio perché di cucinare non le fregava una cippa, Isabella copia di sana pianta tutte le ricette nel suo libro senza preoccuparsi di modificare le parole, un copia e incolla puro e semplice. E comunque ha un seguito di follower impressionante, vende più di 2 milioni di copie e addirittura quando muore, suo marito finge che sia ancora viva e continua a pubblicare nuove edizioni del libro per guadagnarci sopra. Ma com'è un tipico apericena vittoriano? Ecco cosa propone Isabella per un menù semplice semplice per 6 persone. Zuppa di testina di vitello, crema di filetti di rombo, sogliola fritta con salsa di acciughe, conigli, vitello, fesa di manzo in umido, faraone arrosto, prosciutto bollito, un piatto di piccione arrostiti o allodole e per finire, tortine di rabarbaro, meringhe, gelatine, panna, budino e soufflé. Peccato non avessero ancora inventato l'idraulico liquido, insomma. Per scoprire altri fan fatti e influencer della storia inglese, iscrivetevi al mio canale YouTube e seguitemi sui social. Chi l'ha detto che la storia e la letteratura devono essere una palla? See you soon!